È finita con una lunghissima standing ovation, pubblico tutto in piedi a Isernia per il concerto dei Tiro Mancino, uno show che ha conquistato l'auditorium con una scaletta che ha incluso tutti i grandi successi del gruppo, da Per me importante alla descrizione di un attimo, per finire con Amore impossibile e Due destini. In mezzo immancabile l'omaggio a Franco Califano con Un tempo piccolo, un impeccabile Federico Zampaglione dal palco ha elogiato Isernia e il suo auditorium, soprattutto per l'ottima acustica, felice poi per l'accoglienza del pubblico molisano. È stato bellissimo perché hanno messo in vendita i biglietti e due giorni dopo non c'erano più, quindi molto bello. Il tour dei Tiro Mancino è un tour lunghissimo, iniziato 2 anni fa. Abbiamo negli anni, come dire, messo su un repertorio che in qualche modo ci dà la possibilità di suonare indipendentemente dalle uscite discografiche, cioè sia se c'è un pezzo nuovo che non c'è, molti nostri fan vogliono comunque venire a sentire tante canzoni che abbiamo fatto, e quindi questo è molto bello perché ho sempre puntato più su un repertorio piuttosto che sul pezzo, diciamo, stagionale. Il mio pensiero vola verso te, per raggiungere le immagini scolpite ormai nella coscienza, come indelebili emozioni che non posso più scordare. Il concerto di Isernia di pomeriggio è arrivato poche ore dopo la fine del Festival di Sanremo, impossibile non parlarne. È uno spettacolo che mi piace sempre di più vedere da spettatore, infatti, e da spettatore è divertente, c'è un po' di tutto, un grande show, e mi ha divertito, dei momenti più, dei momenti di meno, però insomma è uno spettacolo televisivo che Amadeus sta facendo in maniera molto spettacolare, diciamo, è così. Avevi una tua canzone preferita, quella che ti è piaciuta di più? Ma guarda, Coma Cose mi sembrava un bel pezzo, molto cool così, ma anche il pezzo di Mengoni era un bel pezzo, insomma, c'erano diverse canzoni interessanti, mi è piaciuto anche Lazza, diverse cose, insomma, è stato un Sanremo bello comunque da vedere.